buonasera. Beh, innanzitutto grazie Claudio, grazie a Flavio di avermi invitato e di darmi l'opportunità di spendere due parole assieme a voi. Vedo molti colleghi intorno a me. Ho apprezzato moltissimo la vostra presentazione, a parte la leggera differenza dei tuoi baffi che 5 anni fa erano un pochino più neri. È stato uno scherzo questo. Però a parte questo devo dire che è molto importante ricordare un evento come il vostro, sia nella fase di costruzione, sia anche nelle difficoltà che avete dovuto affrontare. E in particolar modo devo dire avere il tempo di ricordare, e questo ritengo che sia uno dei fattori cardine della vostra società, ricordare i vostri dipendenti che vi hanno aiutato ad affrontare queste difficoltà straordinarie. Siete un'impresa speciale, avete raggiunto questi 35 anni, sono sicuramente anni importanti, siete un'azienda carica di energia e questo si percepisce anche con questa serata, ma in particolar modo si capisce con il vostro buon umore. Sicuramente fare il vostro lavoro è difficile, specialmente perché è un lavoro di servizi a casa di tante imprese e questo non vi rende certamente facile il vostro futuro, ma certamente avete le qualità, ne avete dimostrate di 35 anni, di poter crescere ancora. Complimenti ancora, grazie. Cosa devono rispondere aziende come questa, come Ciga Impianti, nel momento in cui gli dovessero chiedere ma tu a quale associazione appartieni oggi? Beh, oggi è semplice, è una domanda semplice che mi fai. Beh, Confindustria Emilia è sicuramente oggi una realtà, è una realtà che ci abbiamo lavorato più di 2 anni e anche prima, perché devo dire che al mio arrivo era già stato preparato un terreno molto importante prima da Pietro Ferrari parlando di Confindustria Modena. Abbiamo messo a segno questo risultato del 3 maggio, è un risultato importante dove l'unione fa la forza e in particolar modo la competenza fa la forza. Noi siamo fortunati di avere un territorio dove il welfare sotto tutti i punti di vista è probabilmente il più naturale a livello nazionale. Qual è la vera forza di questi imprenditori emiliani? Ma la vera forza secondo me degli imprenditori emiliani è di avere secondo me una capacità di relazionarsi a tutti i livelli, no? Con molta semplicità. Prima ho apprezzato il ringraziamento ai dipendenti, che era indispensabile. Questo è solo le nostre aziende. Domani è un altro giorno e noi siamo pronti.